Gennaro Sardo, sei stato protagonista di A Tu per Tu, te lo ricordi? Come no. L'ultima nostra domanda. No, quello me la ricordo sicuro. Un'ultima cosa, quest'anno hai giocato contro la Lazio all'Olimpico e contro la Juve al Bentegodi, quindi? Niente male, potrei fare anche qualche partitina, diciamo, al mio livello, però non sarebbe male. Siamo stati un po' cattivi? Un poco, dai, un poco cattivi. Adesso cosa vuoi rispondere? Che alla fine ho ragione io, perché sapevo che se mi davano un'occasione con una squadra un po' più alla mia portata, non dico che avrei fatto gol, però vedi, è capitato anche di fare gol, quindi ho ragione io, mi dispiace. Però forse un po' di meriti ce li abbiamo anche noi, eh. I meriti ce l'hanno tutti, però anche voi, dai, mettiamo anche voi in me. E la dedica dopo il gol, ce la vuoi dire? Questa volta non si trattava né di magliette né di niente, solo che me la dimenticavo. Sì, è una dedica speciale a mia moglie che è incinta, è dedicato a lei questo gol. Più bello, il gol di Rigoni o il tuo? Daniel, stiamo scherzando, cioè, sì, Rigoni ha fatto un bellissimo gol, cioè, però non commento. Ma è vero che qualcuno nello spogliatoio pensava fosse in realtà un cross? Ancora, cioè, ma posso dire una cosa, no? Allora, io quei pochi gol che ho fatto, penso che sono stati, secondo me, dei bei gol, tra virgolette. Sì, se uno pensa che ho crossato, vabbè, io faccio pensare così. Io ho tirato in porta. E il prossimo, quando lo farai? Il prossimo penso che lo farò a settembre, quando nascerà mia figlia. Gennaro, grazie, e cosa dobbiamo dire? Scusaci. No, tranquillo, non ti preoccupare. Tanto sarà per la prossima volta. Spero di portare sempre ragione io, però.